Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion, sempre Neo Geo 82. Vi piacciono le volpi? A chi non piacciono le volpi piacciono a tutti. E vi piace Metroid? Vi piace Samus Aran? Sì, Samus Aran più o meno piace a tutti. E pensate se Samus Aran fosse una volpe? Sfiziosa come idea? No, forse dite che è meglio quando è bionda con la tutina aderente, vero? Vabbè, in ogni caso vi ho parlato di Metroid e di una volpe perché il gioco di cui parliamo oggi si chiama, è un gioco freeware e si chiama William and Sly 2 ed è appunto, come ho detto, un gioco freeware disponibile su Kongregate. Che cos'è Kongregate? Kongregate è una piccola, anzi, non è neanche piccola, è una piattaforma di giochi atta a distribuire giochi freeware indipendenti, molte volte giochi anche in flash, anche cose abbastanza semplici, alle volte invece altre cose un pochino più elaborate, sempre più interessanti. Fateci un salto e magari iscrivetevi e datevi un'occhiata. Intanto noi parliamo di William and Sly 2. Come vi ho detto, appunto, si tratta di un gioco che in un certo senso ricorda Metroid, anzi, di solito gli esperti danno a questo genere il nome di Metroidvania, dal fatto che insomma il gameplay assomiglia un po' a Metroid, ma anche un po' a Castlevania, cioè il Castlevania non quello classico del NES, ma il Castlevania quello della PlayStation, cioè Symphony of the Night e cose del genere. Comunque non perdiamo altro tempo e guardiamo subito William and Sly 2. Questo gioco si tratta principalmente di un platform incentrato sull'esplorazione. La nostra volpacchiotta si chiama Sly ed è amica di un essere umano chiamato William, che stranamente ha le fattezze del creatore del gioco stesso. William ha perso le pagine del suo manoscritto in mezzo alla foresta e il nostro compito è ovviamente quello di recuperarle tutte una ad una. Avremo quindi un solo lungo livello da esplorare da cima a fondo. Il piacere di questo gioco risiede appunto in questo aspetto, nell'esplorazione. Infatti non ci sono nemici di sorta da affrontare o da distruggere, da combattere, nulla di tutto questo. Oltre a ottenere tutti i pezzi del diario sparsi nei posti più disparati, potremo raccogliere anche dei funghi, che sono un centinaio e sono sparsi per tutta la mappa. E oltre ai funghi abbiamo anche una serie di altri oggetti molto utili per risolvere alcuni facili enigmi o per entrare in possesso di alcuni power-up potenzialmente davvero utili se non indispensabili per completare il gioco al 100%. I punti forti di William & Sly 2 sono sicuramente la grafica, davvero bella e piacevole e soprattutto sorprendente per un gioco flash, e un sonoro veramente curatissimo. A parte il tema musicale che è veramente molto suggestivo, e in stile ambient, gli effetti sonori sono davvero riprodotti con una cura veramente maniacale e sono molto appaganti e profondi. E davvero, cioè, il sonoro contribuisce a dare a questo gioco un'atmosfera davvero unica e, appunto, come dicevo, onirica. Fantastici anche i controlli. Da gioco flash i controlli sono molto semplici, bastano solo le quattro frecce direzionali per muovere Sly e la barra spaziatrice per richiamare un'utilissima mappa. William Sly 2 non è un gioco molto lungo, per finirlo al 100% vi basterà una sola oretta, o poco meno, o forse poco più, insomma, dipende da quanto siete bravi, ma è davvero un gioco molto incisivo e capace di creare un'atmosfera molto onirica e evocativa. Se il genere vi stuzzica, dateci pure un'occhiata e poi ditemi se riuscite a recuperare tutti i 100 funghi.